le poche suppellettiche ancora presenti. E il giovane di una volta incuriosito si avvicinò, si fece coraggio ed entrò. Desidera? Disse la ragazza con voce angelica. Cerco... mio nonno è partito per il suo lungo viaggio. Sorrise la fanciulla e ritornò a sbrigare le sue faccende. Il giovane le girò le spalle e fece per andarsene. Quando si sentì chiamare, si voltò e vide la ragazza che aveva un pacchetto tra le mani. Questo è per lei, è da parte di mio nonno. Attonito lui la guardò e parve dirle che si sbagliava, che quel dono non poteva essere per lui. Lei sorrise di nuovo e riprese sottovoce. Mio nonno, prima di addormentarsi per sempre, mi ha detto che sarebbe passato qualcuno in biblioteca con una luce particolare nello sguardo e l'aveva riconosciuto di sicuro e perciò le avrei dovuto dare questo. Gli porse dolcemente il dono e lui si andò incredulo, sconcertato. La curiosità era tanta, ma aveva imparato ad assaporare ogni istante e preferì scartare il regalo a casa sua. Nel rifugio personale, nella sua fortezza solitaria. E quale contentezza quando ne scoprì finalmente il contenuto. Aveva lasciato un angolo vuoto alle pareti di casa sua. E in quel posto